della bimba Mancuso, Vittoria, no? Mancuso. Vittoria Mancuso, questa bambina ha avuto un incidente toccando dei fili scoperti di una piccola cabina elettrica incustodita e non manutenuta, che ha preso fuoco e che le ha causato delle bruciature molto gravi, molto serie, che sostanzialmente l'hanno non solo segnata psicologicamente, ma anche sfigurata fisicamente. Uno dei fenomeni peggio gestiti della storia, diciamo, dell'ultima stagione dell'Enel, perché di fatto non si fece grande comunicazione di questo. Quel poco che si dovesse dire è che noi non c'entravamo nulla, perché non era una nostra responsabilità. Fu montata invece una storia mediatica dalle Iene prima, durante questa cosa, poi la cosa si è messa sostanzialmente a seguire il suo corso e 2 anni e mezzo, 3 anni dopo, in occasione di una pronuncia del tribunale, di una sentenza per cui veniva sancita la nostra poca responsabilità, questi delle Iene sono ritornati alla carica dicendo: sì, vabbè, ma insomma lei non ha fatto assolutamente nulla, non si è preoccupata della situazione di questa famiglia, di questa bambina, cioè ci hanno trattato veramente come quello che ci meritavamo di essere trattati, lo vogliamo dire? A quel punto abbiamo detto: qui mo si cambia registro. Ci siamo seduti e abbiamo detto: facciamo una serie di cose per far sì che questo prima non avvenga, ma se succede chiaramente ci dobbiamo prendere delle responsabilità. Come sapete, la policy è uscita qualche mese fa, ora dobbiamo fare uno sforzo importante di accompagnamento e segnare soprattutto la differenza che c'è tra la responsabilità civile o penale che sia e il tema della sostenibilità. Sono due piani completamente diversi: andare verso la sostenibilità, verso la cura, no? Delle persone che sono coinvolte in questi eventi, non significa minimamente ammettere alcuna forma di responsabilità. Dobbiamo costituirci degli anticorpi intelligenti per stare attenti, per stare presenti, per stare con le orecchie tese, gli occhi aperti, cioè renderci conto che noi siamo qualcosa di diverso e di più rispetto a quello che pensiamo di essere. E soprattutto abbiamo qualcosa che per me è ancora totalmente sconosciuto, cioè il percepito di 59 milioni di italiani quando guardano l'Enel. Questo è il lavoro che voi dovete fare. Censo, sono il responsabile di infrastrutture Rete Italia e di distribuzione. Allora, io in Enel faccio il responsabile della seguridad. Io sono Aurora, sono moglie e madre Serena. Giuseppe, sono responsabile della parte legale della Rete Italia. Io mi occupo del mercato Italia, quindi dei clienti dal punto di vista di bollette, energia, non la produco. Oggi mi occupo di la sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi mi occupo di sicurezza, che poi è l'altra faccia del tema di cui stiamo parlando oggi. E lo faccio con passione e con entusiasmo, mi piace molto il lavoro che faccio. 36 anni. In realtà ho fatto tutta la carriera in Enel. Ho 47 anni, gestisco Enelix in Italia, ascolto molto, parlo. Gestisci Enelix in Italia? In Italia. Io faccio per fare il lavoro che avrei sempre voluto fare. Peraltro rinasco un ingegnere. Sono partita proprio dal famoso sportello del gas all'epoca. Poi rinasco in pianificazione strategica, poi analisi regolatori. Una cosa che non mi aspettavo, mi facessi tanto innamorare. Secondo me mia moglie è gelosa dell'Enel, mentre i miei figli sono orgogliosi. Sono innamorato del lavoro che faccio. Come l'hai scoperto? Cosa l'azienda si aspetta di essere? Che cosa l'azienda sente, pensa, fa? Qui ancora non si fa. L'azienda si racconterà. Parliamo sempre di servizio elettrico. Il nostro mestiere è servire qualcuno. È funzionale a fare qualcos'altro. Facciamo delle cose belle, facciamo delle cose utili, le facciamo insieme. Questo crea il senso di appartenenza. Le persone nostre, noi, facciamo una cosa che serve alle persone. Noi non facciamo una cosa superflua o che ne puoi fare a meno. Sì. L'Enel offre un servizio necessario. Le persone di Enel sono persone, cioè non sono lavoratori o sono dipendenti, sono veramente persone.
dovete capire questa cosa, perché voi questa cosa la sentite dentro, ma forse non la capite, cioè non la mettete nell'ordine razionale delle cose. Siete importanti per gli altri. Qual è il modo migliore per riuscire a liberare questa potenza, questa capacità potenziale che questa azienda ha? Non è che lei nel 2015 fosse meno, avesse meno cuore, avesse meno principio, cioè, non ha funzionato quell'orchestra di uomini. Ancora, fammi dire, non mi è 100% chiaro dove vogliamo arrivare. Noi quest'anno abbiamo avuto, come rete, il senso lo sa, 45 eventi persi, di cui 16 mortali. Cioè, se crediamo nella sostenibilità, secondo me poi dobbiamo essere un po' conseguenziali. Non vedere solo le cose che hanno un numero esplicito, ma anche un numero implicito, più nascosto. L'azienda si è dotata innanzitutto di strumenti che stanno supportando le persone a rendere concreta la sostenibilità. Ma la sostenibilità è la capacità di riuscire a rimanere nel tempo. E fare un business sostenibile vuol dire essere in grado di fare un business che mantenga la sua integrità nonostante le complessità, gli stress e le esternalità negative che si manifestano. La sostenibilità ha una qualità che per esempio la lobby non ha. È concreta, cioè almeno dovrebbe essere. È impatto. Se non c'è l'impatto, non hai fatto niente. Sono su chiacchiere. Io sto notando che voi siete un organismo vivente, che magari ha qualche acciacco, qualche non comunicazione corretta. Quindi non sapete perché siete così. Come esattamente il vostro corpo non sa perché fa quello che fa. Lo fa e basta. Certo che lo sa. Principio di sopravvivenza. Che sto scollamento non è che perché i colleghi del territorio non ci ascoltano e non li sappiamo parlare, è perché noi ascoltiamo poco loro. Non sollevare un problema, portarlo, svilupparlo e provare a risolverlo, ma provare a essere più interlocutori, essere più silenziosi, io chiacchiero molto. La bambina non deve essere visto come un evento di crisi perenne, perché finché noi la guardiamo da quel punto di vista, la stiamo guardando dal nostro interno. Quindi attenzione a continuare a parlare di evento critico per Enel, perché se continuiamo a parlare di evento critico per Enel, non riusciamo a spostare il focus. Bravissimo. Siamo sempre e continuamente proiettati su di noi. Noi possiamo dire tantissime belle cose, però la verità è che pochi non guardano alla crisi, ma guardano alla cura della persona. Allora, là dietro ci deve essere un cambio di approccio. Il focus deve essere fuori, non dentro. Ci abbiamo il coraggio per spostare il focus da dentro a fuori? Affrontiamo il problema con strumenti adeguati. Questi strumenti e questi skill vocali ce li abbiamo. Sono parte del DNA di Enel, naturale. Ovviamente la procedura non risolve molto. La procedura può innescare dei meccanismi. Però poi i meccanismi li devono mettere in pratica le persone. Non sempre abbiamo gli strumenti, cioè dire a un collega che sta sulla distribuzione tu domani vai da una famiglia di un deceduto, porgi la vicinanza dell'azienda, è uno scherzo. Abbiamo il marmo, abbiamo iniziato a tirare dal marmo la forma della nostra umanità e a metterla al servizio degli altri. Magari c'è un maestro d'orchestra o un anfiteatro leggermente diverso per riuscire a mettere in sintonia e a dare un po' più di regole, fammi dire, alla maniera in cui questi suoni vengono emessi, vengono prodotti quando capita il vento. Io adesso farò silenzio e voi, come suggerimento di quella orchestra che suona da sola, vi parlerete, ma raccontare dei casi concreti come noi ne interpretiamo questo. Dovremmo un po' invertire, quindi lavorare più sulla nostra capacità di ascolto e far parlare. E forse il coraggio è provare a dire, sapete cos'è? Forse il tema è che si può comunque continuare a fare soldi, magari un po' meno, però ogni tanto bisogna anche preoccuparsi di aspetti come questi e prendere decisioni tough, perché poi accorgersene che l'impatto è ancora più positivo. Se
succede qualcosa, cerchiamo di essere presenti, immedesimandoci. Nella rete noi abbiamo 7.000 operativi, noi dal centro ci limitiamo ad assumerli. Chi poi li forma, chi poi li accompagna nel percorso di vita dell'azienda, sono i colleghi stessi. Questo per me è un messaggio fortissimo, perché vuol dire che la cultura delle nostre persone avviene attraverso le nostre persone. Secondo me invece sta già succedendo. Collega che mi chiama, che sta in Veneto, mi dice che cosa posso fare, mi ha detto l'articolo 4 è stupendo. Credo che però una cosa che manca è darsi una visione su che tipo di società in cui operiamo, su come la società in cui operiamo, tutta la società nel senso più ampio del termine, vogliamo rendere migliore. È il motivo vero per cui sono innamorato di quello che faccio. Perché questo è un lavoro, un mestiere in una società che può rendere il paese migliore. La base c'è. Questo è bellissimo, è veramente bello. Fatemi un applauso.